Nunzio? Ah, voi c'ho ancora questo guanto qua. Fammelo mettere in tasca. Che poi nessuno. Ci avete notato una cosa? Questo è un fuori onda. Nunzio, hai notato una cosa? Si trovano, oh, cioè già eravamo pieni di monnezza noi sulle strade, lattine di Coca-Cola, fazzolettini. Adesso, cioè come se non bastasse, perché ci sono sempre gli sporcaccioni in tutta Italia, come se non bastasse, adesso si trovano per strada mascherine usate e guanti. Cioè una cosa veramente ridicola. Quando metteremo, diciamo, la testa a posto con il senso civico? Mai. Buongiorno amici di Chicchi, buongiorno, buona giornata, nuova puntata oggi da Altamura. Ho approfittato del tempo, che c'è proprio un'arietta freschina oggi, e di questa panchina abbastanza comoda. Queste sono le panchine che sono state diciamo, realizzate qui nel parco delle mura megalitiche. Quindi siccome abbiamo fatto ultimamente anche un'altra puntata sulle mura megalitiche, sulle opere di manutenzione mai effettuate, mentre stavamo facendo la puntata l'altro giorno, un cittadino ci afferma, dice: Emanuele, visto che stai qui sulle mura megalitiche, stai facendo la puntata su Wishambone e Maccheron, perché non fai vedere che hanno sfalciato l'erba, hanno fatto un bel lavoro, perché io ho visto che oltre a sfalciare poi hanno tranciato, quindi hanno ridotto in pulviscolo l'erba tagliata, un lavoro fatto bene, quindi erano dei professionisti sicuramente quelli che hanno realizzato. Però mi diceva questo cittadino di Altamura, però la norma è che quelli addetti a potare, a sfalciare, hanno fatto il loro dovere. Però siccome, come si dice, sotto l'erba sta piovendo, non, sotto l'erba alta c'era tantissimo di quella monnezza, perché poi i netturbini non hanno provveduto a raccogliere la monnezza ed è rimasta qua da giorni e giorni? E io praticamente sono ritornato dopo qualche giorno convinto che la monnezza l'avessero tolta. Ho detto: ma sì, può darsi pure che voi l'avete finita, e il giorno dopo vengo, ma che? E quindi adesso io vi faccio vedere, l'ha sfalciato bene, devo dire che l'azienda era azienda fatta da composta da professionisti, perché l'hanno fatto molto meglio di come la fanno a Matera. E quindi mi faceva vedere questo cittadino, vedi? Vedi che cosa succede? L'erba era alta, gli sporcaccioni non continuano a buttare la monnezza per terra, e quindi una volta tagliata l'erba poi è affiorata tutta questa. Sì, c'erano i faretti ormai, beh, certo, per dare l'illuminazione diciamo, alle mura sovrastanti, quindi non esistono più. E quindi se ci facciamo un giro, Nunzio, sta piovendo, nonostante la pioggia, noi lavoriamo, perché poi avremo la disoccupazione, la cosa, come si dice, la malattia. Vedi qua, Nunzio, guarda che schifo, ma pur che deve venire un turista, a vocazione turistica, guarda, do bottiglie di birra, Coca-Cola, pacchettini di frufru, gran pavese, patatine, guarda che schifo, vedi che schifo. C'è una cosa veramente. Vabbè, è colpa anche degli altamurani sporcaccioni, per l'amor di Dio. Vedi qua, guarda qua. Chissà quanti soldi hanno speso per queste luci, che all'epoca non esistevano i LED, forse no. Quindi, no, non c'è stato nulla, è proprio tolto, l'hanno fregato. Suppongo che ci sia anche un impianto elettrico, qui delle tubazioni. Pericoloso, sta la corrente attaccata, staccata, boh, ce ne sa. Ma poi, Nunzio, tu mi dici che gli altamurani, alcuni sono sporcaccioni che non gettano le carte, le bottiglie, le cose nei cestini. Ma tu vedi un cestino qua? Cioè, Nunzio, tu vedi un cestino? Cioè, il comune si preoccupa di vedere se qua ci sono i cestini? Io, Nunzio, io qua vedo soltanto una decina di tubi, no? Smontati, col cestino che non esiste più. Cioè, Nunzio, vedi, non ci sono cestini. Vedi, tu vedi là, se zoomi, c'è l'altro tubo. Faccio alla Maurizio. Fai alla Maurizio. Maurizio, scusa, le licenze d'auto. Vedi, lì c'è un altro tubo senza cestino.
Beh, se inizi a camminare, cioè di tubi ne stanno assai, sono più che sufficienti. Vedi? Io non è che, noi non è che diciamo chiacchiere, Nunzio. Sotto l'acqua stiamo a facciamo la puntata, io. Vedi? Lì manca, c'è solo il tubo. Cestino non c'è. Qui, vedi? Cestino non c'è. C'è. E dico, ma questi amministratori comunali, ma che cosa fanno? Cioè, oltre a fare i consigli comunali a go-go e prendersi i gettoni di presenza, non si capisce. Qua, se va un bambino, qua ci resta secco. Nunzio, se qua va un bambino, ci resta secco. No, c'è il buco. Vediamo, c'è l'acqua. Vedi? Per fortuna non ci sta manco l'acqua. Però sono 40 centimetri. Un bambino si può mimetizzare, vedi, con il... No, no, non la voglio mettere la camera, che se ne poi non riesco a uscirla più. Vedi? La esco. Issa! No, si spezza una gamba e se cade c'è il tubo, il rubinetto di ferro sporgente. Se lo prende in testa, se ne va a ospedale. Cioè, cestino non c'è. No, 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 scusa, allora a questo punto non ci sono i cestini. Il cittadino sporcaccione, invece di mettersi la carta in tasca, non ne sta. Oh, Nunzio, allora non ci credi? Ci sono solo i pali. Cestini non ce ne sono. Bottiglie di whisky, di aranciato, di Coca-Cola. Chinotti, non si capisce c'è stato. E quindi dobbiamo concludere. Qua che c'è una cartella indica. Ah, vedi? Qua c'era il cavallo e l'asino. Mi sa che ad Altamura in comune non ci sono più cavalli, sono rimasti solo gli asini. Quindi qua c'è un cartello posato così a terra. C'è un degrado totale, un degrado totale. Cioè un monumento, questo è un monumento secondo me, storico del IV secolo avanti Cristo, così lasciato alla barbarie totale, non si fa nessuna manutenzione. Quindi questa è la zona mura megaliti. Qua non ci sta mancando un cestino. Allora, cestini zero. Vabbè, Nunzio, qua siamo proprio impazziti perché continuiamo a girare, sta piovendo a dirotto. Vabbè, anche questa puntata è fatta. Tokyo Furt, ci vediamo domani sempre con una nuova puntata. Amici, chi sarebbe buono?